Sabato 18 novembre 2017 ci troviamo in Viale Piceno per presentarvi il centro allestimenti Fano Service. Avremo modo di parlare con i protagonisti, avremo modo di vedere attraverso le nostre telecamere i prodotti e quindi vi invito a entrare con noi. Siamo entrati all'interno e ci hanno subito accolto i due titolari, Enrico e Matteo Ghetti, con tanto di divisa dello staff. Allora, intanto ragazzi, grazie per aver aperto un po' la vostra azienda ai microfoni e alle telecamere di Fano TV. Ecco, allora, intanto una breve storia di che cos'è la vostra azienda, di che cosa vi occupate. Facciamo partire a Matteo. Ecco, due parole insomma per presentarvi, per dire chi è Fano Service. Allora, Fano Service è nata nel 2000 e siamo nati come centro assistenza per ambulanze e veicoli sanitari. E da qui abbiamo sviluppato per 7-8 anni solo ed esclusivamente questo settore. E dopodiché ci siamo dedicati anche al resto del mondo dell'automotive, quale riparazioni meccaniche, elettrauto e così via. Da circa 4 anni ci siamo aperti al mondo della disabilità con la realizzazione di veicoli adatti sia per la guida dei disabili che per il trasporto dei disabili. È un settore che ci sta dando molte soddisfazioni, molto apprezzato anche dai nostri clienti, perché noi che ci siamo nel settore sappiamo che chi ha questi problemi è difficile trovare la soluzione giusta, ma quando poi riesce ad affrontargli i problemi, aggiustare la macchina, a realizzargli la soluzione, allora poi vedi la soddisfazione negli occhi dei clienti, comunque vedi che hai fatto centro, insomma, la cosa giusta, insomma. E qui abbiamo, diciamo, illustrato più o meno tutte le tipologie di allestimenti, dalla guida al trasporto e cose varie. Ecco, allora Enrico ha già detto tanto Matteo, ma non solo, perché vedo un po' anche altri tipi di mezzi che poi seguiremo insieme sempre con le nostre telecamere. Ecco, che cosa si può trovare? Beh, all'interno dell'officina, oltre al reparto per allestimento per trasporto e guida disabili, come diceva Matteo, noi offriamo anche il servizio di allestimento per le macchine delle forze dell'ordine, quindi principalmente polizia locale, quindi ciò che riguarda l'allestimento del settore delle varie attrezzature, sia interne che luminosità esterna, con sistemi di allarme, di prima emergenza. Ecco così. Poi dopo abbiamo fatto allestimenti anche su veicoli speciali, come può essere l'off-road, quindi abbiamo portato modifiche per disabili su mezzi particolari di fuoristrada o sport estremi, che insomma, così per permettere a qualsiasi persona avente disabilità di provare emozioni che magari penserebbe di non poter provare dovuto insomma al suo problema. E poi dopo facciamo tutto ciò che riguarda anche l'assistenza alle moto, agli scooter, per quello che riguarda l'officina meccanica, elettrauto. Servizio 360 gradi. Ci avete un po' fatto venire l'appetito di quello che può essere la vostra azienda. Allora insieme facciamo una bella camminata e andiamo perché a vedere man mano, grazie ai titolari e alle loro parole, proprio entrare nello specifico dei loro prodotti. Accompagnati dai titolari abbiamo subito incontrato Fausto, che è impostazione, e siamo tutti curiosi di conoscere questo strumento. Tra l'altro vogliamo anche un po' vederlo anche all'opera, quindi una breve descrizione e poi naturalmente vogliamo vedere proprio concretamente all'opera. Ok, allora questo veicolo praticamente funziona con un semplice azionamento: io sollevo i due piedini del dispositivo e lui sta in equilibrio automaticamente, doppio scatto, quindi col solo spostamento del corpo in avanti o indietro
il veicolo si sposta. Per sterzare utilizzo questo manubrio, rotazione a sinistra e rotazione a destra. Mi permette una grande autonomia perché avendo solamente due ruote e tenendosi in equilibrio automaticamente non ho il problema classico della carrozzina con le due ruotine anteriori, impuntamenti e quant'altro. Quindi riesco a muovermi agevolmente su qualsiasi tipo di terreno. Certo, anche su qualsiasi tipo di terreno, sì. Quindi credo che sia un valore aggiunto. Ecco, sì. Utilizza un po' la stessa tecnologia di quello che vediamo anche... Praticamente è il classico Segway, quindi il mezzo che viene denominato Bigab. E viene trasformato solamente per essere utilizzato da seduti. Ecco, Fausto è uno dei titolari di Handytech, che è il fornitore di Fano Service. Ecco, anche due parole su quello che è Handytech. Insomma, vi occupate di una vasta gamma di prodotti, vediamo anche proprio qua dietro nel totem anche. Beh, noi ci occupiamo un po' di tutti quelli che sono i dispositivi per agevolare la guida delle persone in carrozzina e tutti quelli che sono i sistemi per il trasporto, dall'allestimento del veicolo a dispositivi tipo sollevatori e quant'altro, invece che agevolano l'operazione di salita sul veicolo direttamente con la carrozzina. L'azienda viene direttamente da? Noi siamo come sede principale in provincia di Asti, in Italia come Fano Service ci sono altri 65 punti che fanno questo tipo di attività. Bene, grazie. Naturalmente tutti curiosi potranno andare a ricercare anche sul web Handytech e i suoi prodotti. Allora andiamo, accompagniamo Fausto, andiamo via da questa intervista così. Ok. Matteo, la scritta parla chiaro. Un allestimento, 7 soluzioni. Ecco, allora raccontaci, spiegaci, perché cominciamo a entrare proprio nello specifico dei mezzi presentati oggi. Allora, questo è un Ducato che il suo punto di forza, come dice il titolo, sono le varie combinazioni. Con un unico mezzo riusciamo a fare tutte queste combinazioni che ci sono qui e quindi risolvono un po' il problema del trasporto multiplo. Che è più indicato per alcune associazioni, cioè associazioni che trasportano più carrozzine o una carrozzina, più persone e una carrozzina o viceversa. Tutto questo grazie ai binari che ci sono all'interno. Sì, poi li vediamo dopo. Possiamo trasportare fino a 4 carrozzine con 3 e 2, 5, due posti davanti, 3 dietro e 4 carrozzine, oppure anche tutti i 9 posti di sedili normali, oppure anche togliere tutti i sedili e usarlo come carico, quindi è il massimo della versatilità. Con un unico mezzo un'associazione può soddisfare molteplici usi. Esigenze. Siamo sicuramente tutti curiosi, allora entriamo all'interno del mezzo e vediamo concretamente. Insieme alla facilità con cui si riesce appunto a creare qualsiasi tipo di combinazione all'interno, e qua siamo appunto nella parte posteriore del mezzo, spiegaci un pochettino questo sollevatore. Okay. Allora, questo è un sollevatore elettroidraulico e ha un telecomando, semplicemente premendo il pulsante in alto e in basso lui arriva da terra a altezza piano. Okay, si ferma, permette di fare andare la sedia a rotelle in posizione dove noi la agganceremo e la metteremo in sicurezza, e poi se continuiamo a premere si chiude. Prendendo pochissimo spazio, quindi che non va a intaccare anche in quanto può contenere il mezzo. E ci permette poi di chiudere gli sportelli e partire e andare via. La massima semplicità. Sì, sì. Si riferma ancora per permettere di scendere alla carrozzina. Tutto in massima sicurezza e in massima velocità. Sì, sì. Thank you.
Matteo, ci siamo spostati di pochi metri e si può dire, mi dicevi a telecamere spente, una sorta di fratello gemello, fratello minore del sollevatore che abbiamo visto poco fa. Sì, alla fine il sollevatore è più piccolo, perché logicamente il mezzo è più piccolo. Questo è un doblò tetto alto, permette di trasportare. Questa versione qui è un doblò passo lungo, quindi riusciamo ad avere 5 persone trasportate più una carrozzina, oppure una carrozzina e 3 posti normali. Questo dipende molto dal tipo di carrozzina, perché a volte abbiamo delle carrozzine molto più lunghe che non ci permettono di utilizzare i mezzi passo corto, perché sono carrozzine elettriche e hanno bisogno di più spazio. E il sollevatore non è altro che il fratello dell'altro ristretto, più piccolo, e tutto qua. La funzione che fa lui è questa. Bene, grazie Matteo, continuiamo perché i mezzi non finiscono qua, gli allestimenti non finiscono qua. Enrico, cambio di titolare, continuiamo questo viaggio all'interno appunto dei vostri allestimenti, descrivici. Allora, questo è un doblò, è un mezzo ribassato, viene modificato ampiamente a livello di carrozzeria, viene asportato il pianale originale, viene saldata all'interno del veicolo una vasca che praticamente permette il trasporto del disabile all'interno della macchina stessa, come potete vedere qua. E praticamente il caricamento del disabile avviene tramite questa rampa, che è possibile, vi faccio vedere. Sì, facciamo vedere il movimento semplicissimo. La rampa, quindi così, poi si procede alla chiusura del portellone e eventualmente all'apertura, tutto manuale, molto leggera, e c'è l'aiuto di molle di richiamo che sono all'interno del paraurti della struttura, che aiutano il sollevamento della rampa stessa. Ecco, credo che un po' il valore aggiunto sia anche il fatto che il disabile arriva e può comunicare con gli altri sedili, quindi se c'è bisogno di assistenza, esatto. O poi comunque non è un trasporto isolato. Esatto, il disabile non rimane isolato rispetto agli altri passeggeri del veicolo, e anche come dicevi te, un eventuale disabile con una disabilità molto ampia, che ha bisogno di assistenza durante il viaggio, è possibile assisterlo lateralmente durante il viaggio. Ecco, non solo questo, perché nella parte anteriore del mezzo c'è un ulteriore meccanismo, esatto, che andiamo a seguire insieme. Ci siamo spostati nella parte anteriore perché c'è un ulteriore meccanismo molto comodo e molto importante. Esatto. Questo è un sedile meccanicamente azionabile, praticamente trasla e ruota fino all'esterno della macchina. Questo sedile permette di facilitare il caricamento della persona disabile da un'eventuale carrozzina all'interno della macchina. Quindi una persona molto pesante o una persona, due coniugi magari anziani, di cui uno ha bisogno, naturalmente ha disabilità, e l'altro non riesce più a aiutarlo a salire in macchina, questo è un ottimo dispositivo che permette di assolvere tale funzione. Viene azionato tramite questo telecomando, in cui praticamente con un semplice telecomando, il meccanismo è tutto elettronico e meccanico, e praticamente si estrae il sedile, adesso voi lo vedete già estratto all'esterno della macchina, poi con l'altro semplice tasto, dopo aver caricato la persona sul traslato, diciamo la persona dalla carrozzina al sedile, tenendo premuto il tasto, il sedile fa tutto il movimento di sollevamento e rientra all'interno della macchina. Anche tutto questo in massima sicurezza. Esattamente, a portate molto ampie, quindi come dicevo anche per persone che hanno hanno un determinato peso, hanno una determinata stazza, può essere una soluzione molto molto utile. Nel momento in cui è entrato poi ruota ed sì, è pronto. La rotazione del sedile avviene manualmente, cioè nel senso elettronicamente viene solo il sollevamento e la rientranza del sedile all'interno della macchina, poi dopo manualmente facciamo vedere il movimento grazie a Enrico, in maniera manuale. Viene riportato all'interno della macchina e sembra proprio un sedile comune e non sembra avere nessuna modifica. Quando è all'interno della macchina sembra un sedile che si seduta normale. Tutto il meccanismo si riesce tra virgolette a nascondere, esatto, nella parte sottostante.
Enrico, qua a fianco a noi abbiamo una 500, una normalissima automobile, quindi non abbiamo pulmini, non abbiamo doblò, ma è una 500 molto particolare. Spiegaci il perché. Questa è una 500 che è una macchina allestita che praticamente permette a una persona con disabilità di poter essere completamente autonomo, sia per quanto riguarda il caricamento delle proprie carrozzine all'interno della macchina, sia per quanto riguarda la guida. Quindi una persona disabile può avere questa macchina e può girare agevolmente in completa libertà senza aver bisogno di nessun aiuto. Praticamente, partendo dal bagagliaio, questa macchina ha la presenza di questa gruetta di sollevamento che serve per caricare, in questo caso è una gruetta molto pesante perché serve per caricare il segui. Il segui è quello che abbiamo poco fa descritto, esatto, insieme al titolare di... Esatto. Eventualmente la persona avesse segui può caricarlo nel bagagliaio di questa macchina tramite questa gruetta. Mentre naturalmente prima di caricare il segui apre la sua carrozzina pieghevole che sarà riposta all'interno del bagagliaio della macchina, passa dal segui alla carrozzina pieghevole, solleva il segui, lo carica all'interno della macchina. Poi con la sua carrozzina pieghevole passerà sul... Ci spostiamo anche noi a questo punto, perché vieni pure, continuaci a descrivere. Passerà sul fianco della macchina, in cui, come vedete, è stata modificata l'apertura dello sportello da un'apertura normale a ventaglio a un'apertura scorrevole laterale per permettere la presenza di questa gruetta. Questa gruetta servirà poi per il sollevamento della carrozzina pieghevole, perché la persona con disabilità si affianca alla macchina e poi, come potete vedere, tramite questa rampetta che viene azionata tramite questo telecomando, praticamente si abbassa, arriva all'altezza della carrozzina, la persona passa dalla carrozzina pieghevole a questa tavoletta qua elettronica, praticamente si solleva fino all'altezza del sedile e quindi di conseguenza poi traslerà da qui al sedile. Questo è un aiuto che permette, insomma, essendo la macchina un pochino alta, di passare dalla carrozzina al sedile in completa autonomia. Poi dopo, una volta passato sul sedile, il disabile non entra completamente in macchina, rimane con le gambe fuori. E cosa succede? Si piega la sua carrozzina pieghevole e tramite questi comandi applicati qua nelle plastiche della macchina abbassa il cavo elettronico, aggancerà la sua carrozzina pieghevole, la solleverà così. Poi questa gruetta ha di elettronico solo il sollevamento e l'abbassamento del cavo, perché per rientrare all'interno è tutto manuale e ha degli snodi. Quindi la persona, una volta seduta in macchina con le gambe fuori, tramite questo movimento qua di gestione può caricare la sua carrozzina all'interno della macchina, che rimarrà dietro il sedile guida. Una volta fatto questo movimento procederà alla chiusura dello sportello tramite i comandi sempre applicati qua sulle plastiche, che farà questo movimento di chiusura completa dello sportello. Poi da qui la persona porterà le gambe all'interno della macchina, chiuderà la tavoletta, chiuderà lo sportello e poi tramite i comandi al volante di acceleratore a cerchiello e freno manuale potrà essere completamente autonomo nella guida della macchina. Ecco, quindi questa è una 500 adibita completamente per rendere indipendente un disabile. Altro dettaglio, ma molto molto importante, è un altro modo di accelerare che mi stava appunto descrivendo poco fa Enrico. Ecco, quindi oltre all'acceleratore che abbiamo visto poco fa, esatto, a cerchiello, abbiamo questo acceleratore direttamente proprio sul dito delle persone, esatto, disabili. È un acceleratore di nuova tecnologia che viene chiamato acceleratore touch e praticamente permette di accelerare la macchina tramite questo piccolo dispositivo che viene azionato, messo sulle dita, insomma, aggrappato sulle dita, e può essere azionato in qualsiasi modo, nel senso tenendo tutte e due le mani sul volante, quindi accelerando sulla carcassa del volante oppure eventualmente sul cambio, o per più comodità in viaggi lunghi magari uno ha bisogno di riposarsi, quindi appoggia la mano sulla gamba e azionando il pollice sulla gamba può benissimo accelerare, esatto, quindi in questo stare modo. Esatto, in comodità è completamente gestibile. Potrebbe sembrare un po' poco gestibile come cosa, invece l'ho provato, vi assicuro che è una cosa molto molto gestibile, che permette una guida molto fluida e molto molto rilassante. Parto avventura, sì, se posso dire così. Spiegaci, e anche con l'aiuto del nostro cameraman cerchiamo un po' di capire l'interno di questa auto. Questo è un mezzo da fuoristrada, come vedete, per fuoristrada estremo, insomma, per divertirsi in vari terreni, in vari sterrati. Questo è adibito per persone con disabilità, è un allestimento che abbiamo completamente fatto noi personalmente, perché
di diverso dalle altre auto è che questo qua, essendo un mezzo estremo, ha ancora, diciamo, dispositivi di acceleratore e freno un po' macchinosi, un po', diciamo, arretrati. Non ha più l'acceleratore, non ha l'acceleratore elettronico, non ha il freno elettronico, non ha la pompa dei freni normale. Quindi cosa succede? Che abbiamo dovuto adattare i dispositivi di acceleratore e freno per questa macchina. Quindi praticamente il dispositivo più particolare, beh, è l'acceleratore, che essendo un acceleratore a cavo in acciaio, quindi non con potenziometro elettronico, cosa succede? Abbiamo dovuto praticamente costruire un aggeggio tramite dei coscinetti e dei leveraggi che agisce meccanicamente sull'acceleratore del freno. Mentre l'altra macchina che abbiamo visto, l'acceleratore era un potenziometro, quindi agiva solo a livello elettronico, questo agisce proprio a livello meccanico, quindi accelerando si muove proprio il pedale dell'acceleratore. E lo stesso è per il freno. Va a agire così. Praticamente questo veicolo così allestito permette a qualsiasi persona con disabilità nella parte inferiore del corpo di poter praticamente praticare l'off-road e qualsiasi situazione estrema di puro divertimento. Una bella avventura, quindi, esatto, senza limiti, diciamo. Senza limiti che magari il suo fisico invece gli potrebbe imporre. Così possiamo, come dicevo prima, anche dare a tutte le persone con disabilità l'opportunità di vivere emozioni che magari normalmente non potrebbero vivere. Grazie Enrico, questa è una cosa molto molto bella, anche di vicinanza nei confronti di persone magari che ci stanno anche guardando da casa con disabilità, veramente per non avere assolutamente nessun tipo di limite, esatto, anche nel divertimento. Esatto, esatto. Siamo arrivati alla conclusione di questo speciale dedicato a Fano Service. Giustamente ringraziamo i due compagni di viaggio che ci hanno un po' accompagnato in questo grande pomeriggio, dove abbiamo veramente scoperto, abbiamo imparato anche tante cose. Ecco, Matteo, tra l'altro non tutto quello che abbiamo visto oggi pomeriggio è centro allestimenti, perché vi occupate di ulteriori cose. Sì. Facciamo anche, non è stato possibile portarli qui perché sennò ci voleva un capannone immenso, tutto quello che riguarda il trasporto per l'HCCP, che sarebbe il trasporto merce deperibile, merce alimentare, trasporto farmaci, che segue una sua normativa ben specifica, e anche il trasporto animali vivi, quindi mezzi per il trasporto di cani. Mezzi che nelle nostre zone va molto la caccia, quindi mezzi per i cacciatori, e tutto questo ambito qua. In più, per tutte le esigenze particolari, caso per caso si valuta, normalmente riusciamo sempre a soddisfare le esigenze dei clienti. Più particolari sono e più ci divertiamo poi a fare gli allestimenti. Tutto qui. Bene, noi ringraziamo naturalmente i due fratelli Enrico e Matteo, che ci hanno guidato e ci hanno accompagnato in questo speciale. Naturalmente, per tutti i curiosi, per tutti coloro che vogliono creare un allestimento ad hoc per il loro mezzo, naturalmente Fano Service vi aspetta.